terapia intensiva alla dodicenne investita ieri sera sulle strisce pedonali da un 53enne. Il racconto dei testimoni: su quel rettilineo le macchine corrono, la veglia della mamma, la speranza di un intero quartiere. Solo 4 giorni fa, nello stesso punto, una donna incinta seduta alla pensilina fu travolta da un pirata della strada. Parla il comandante dei vigili: non si può mettere un'auto velox, ma i passaggi pedonali devono essere illuminati. Violenza e tafferugli è la nuova manifestazione dei No Green Pass a Trieste. Tra i 18 denunciati c'è anche un trevigiano indagato per resistenza pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata. Mascherina all'aperto, se ci sono assembramenti, il presidente Zaia da Padova nel giorno dell'inaugurazione della mostra andrà tutto bene, avverte. Rialzo dei contagi preoccupante, la pandemia non è finita. Appello dell'ULS alle famiglie sul doping dopo il maxi sequestro di ieri. Le sostanze dopanti creano gravi danni alla salute e dipendenza. Celebrazioni nella Marca per il 4 novembre anche oggi. Ponte di Piave conferisce la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Le rievocazioni in piazza del municipio con i caimani del Piave. Anticipo di ripartenza della stagione sciistica oggi a Cortina con l'apertura dell'impianto di Col Gallina. In molti con gli sci ai piedi dopo 600 giorni di stop. Ben ritrovati, questo è TG Treviso, buonasera, buona domenica a tutti voi. Allora, in apertura andiamo subito a Parè di Conegliano, dove ieri sera è stata travolta una ragazzina di soli 12 anni. In questo momento si trova ricoverata in terapia intensiva, un intero quartiere prega per lei. Andiamo a vedere che cosa è accaduto. È in coma, lotta per sopravvivere nel lettino del reparto di neurochirurgia in terapia intensiva all'ospedale di Treviso. La 12enne di Parè di Conegliano, travolta e sbalzata a metri di distanza da un'auto in corsa in via Einaudi, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il dramma intorno alle 18. La giovane, che abita a pochi metri più in là in questo quartiere densamente abitato, stava attraversando la strada. È un'amica di mia figlia, cerca di dirci questa donna sordomuta. Fa capire chiaramente che chi l'ha travolta viaggiava ad alta velocità. Grave, grave. Era veloce la macchina? Sì. Dopo di lei ascoltiamo il giovane che tra i primi ha soccorso la ragazza. Ho sentito un tonfo dentro casa e ho trovato la bambina qua sotto e sono sceso a vedere. So solo che l'hanno presa qua, sulle strisce pedonali, e ha fatto un giro. Sì. Ha fatto proprio un volo? È un volo, sì. Terribile. Secondo te corrono le macchine su questo rettilineo? Secondo me sì. Magari mettere delle telecamere pericolose già 3 volte questo mese. Che viene investito qualcuno qui? Eh sì, già successo. Un rettilineo preceduto da un rallentatore posto proprio su un altro passaggio pedonale. Una misura di prevenzione che però pare non basti. In poco più di un'ora, in una domenica mattina, sono state almeno 10 le auto che abbiamo visto oltrepassare il limite dei 50 km all'ora previsto per i centri abitati. Ma sono pochi quelli che vanno a 50? Come dappertutto. Sì, le corre. Sul posto, poco dopo l'incidente, è arrivata subito la mamma della ragazza. I carabinieri hanno effettuato i rilievi. Vista la gravità della situazione, si è deciso di portarla a Treviso con l'eli soccorso. Non è escluso che la procura apra un fascicolo per lesioni stradali. L'autista è una 53enne della provincia di Treviso. È risultato negativo all'alcol test e agli esami tossicologici. Soltanto 4 giorni fa un'auto pirata nello stesso identico punto ha travolto una donna incinta che fortunatamente sta bene. Allora, noi siamo tornati dal comandante dei vigili, che ha assicurato che a breve tutti i passaggi pedonali oggi al buio saranno illuminati. Sicuramente nelle ore serali l'illuminazione forse non è sufficiente, ecco, negli attraversamenti pedonali. È il comandante della polizia locale di Conegliano a fare luce su uno degli aspetti che potrebbero rendere le strade del comune più sicure. Nel quadro di un progetto di risparmio energetico, le luci dei lampioni sono state sostituite con lampade a LED. La lampada a LED è una tecnologia diversa e illumina con un cono di luce, a differenza delle altre lampade invece che avevano la luce diffusa. Quindi ecco che dove c'è l'illuminazione pubblica, quindi dove c'è proprio il palo, la luce è sufficiente, mentre negli angoli, diciamo subito, immediatamente dopo, magari si va in penombra. Ed è proprio quello che potrebbe essere accaduto. Il lampione su questo tratto di via Einaudi illumina a cono questo punto, lasciando al buio l'attraversamento. L'amministrazione comunale sta lavorando, conferma Claudio Mallamaccia, ad un progetto che prevede l'illuminazione di tutti i passaggi pedonali oggi in penombra. Intanto, alcuni giorni fa si è riunito il tavolo tecnico convocato in prefettura dell'osservatorio sugli incidenti stradali.
Proprio nello stesso punto, 4 giorni fa, un automobilista albanese di 34 anni sotto l'effetto di cocaina aveva investito una giovane donna incinta seduta sulla panchina della fermata, ora rimossa perché distrutta. Il comandante Mallamace però conferma che lungo questa strada non è possibile installare un autovelox. Nei centri abitati non è possibile installare autovelox che funzionano in remoto. Quindi la velocità può essere controllata soltanto con la presenza della pattuglia. Da mercoledì prossimo entrerà in vigore intanto il nuovo codice della strada, che introduce diverse novità, tra cui nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza delle strisce. I conducenti dei veicoli infatti devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuare l'attraversamento. E ora con l'immagine andiamo ai cortei no Green Pass di ieri a Trieste, dove si sono verificati episodi di violenza, tafferugli. Tra i denunciati c'è anche un trevigiano. C'è anche un trevigiano tra le 18 persone denunciate dalla questura di Trieste per i tafferugli che si sono verificati ieri sera nel capoluogo giuliano nel corso della manifestazione No Green Pass. L'uomo è indagato per resistenza pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata e nei suoi confronti, assieme ad altre 5 persone, è stato emesso anche un foglio di via da Trieste. È comunque tuttora in corso la visione dei filmati realizzati dalla polizia scientifica per individuare anche altri partecipanti ai disordini. Nonostante le prescrizioni relative al percorso del corteo, lontane da obiettivi sensibili e tali da limitare disagi ai commercianti, una parte dei manifestanti si è comunque diretta ieri sera verso Piazza Unità d'Italia, dove la situazione è degenerata con scontri e lancio di bottiglie di vetro ed oggetti contro le forze di polizia. È in corso la visione dei filmati realizzati dalla polizia per individuare ulteriori condotte delittuose a carico delle persone identificate e degli altri partecipanti ai disordini. Dall'analisi delle immagini sarà inoltre possibile individuare le persone alle quali comminare le sanzioni per il mancato rispetto del distanziamento e l'utilizzo delle mascherine durante il corteo. E continua a chiedere attenzione, prudenza, mascherine anche all'aperto in caso di situazioni di assembramento. Il presidente Luca Zaia oggi a Padova per inaugurare la mostra dei disegni dei bambini. Andrà tutto bene. Altri 708 nuovi positivi e 7 morti in Veneto. I contagi continuano a crescere ed il presidente della regione torna a rinnovare l'appello a non abbassare la guardia. E mentre in altri paesi d'Europa, dove i contagi galoppano, si pensa a nuove restrizioni, Zaia commenta così la decisione dell'Austria di istituire il lockdown solo per i non vaccinati. Io non discuto di queste misure perché possono le valutazioni sono di natura scientifica. Dico che la misura è quella di provvedere alle vaccinazioni. Invito i cittadini di farlo. E che qualcosa stia cambiando lo si è notato anche a Treviso, dove stamattina, tra contagi in aumento e richieste di Green Pass, in dogana sono tornate a vedersi le code per i tamponi. E in più di qualche comune i sindaci pensano sarebbe utile tornare ad utilizzare le mascherine anche all'aperto. In condizioni di assembramento, all'aperto e al chiuso, bisogna portare la mascherina. Arrivare a fare ordinanze perché qualcuno pensa che stiamo ancora giocando, parlando di un'influenza, diciamo. Che non ha nulla a che vedere con qualcosa di grave, direi che è grave questo. Abbiamo avuto quasi 12.000 morti, siamo la 8ª regione d'Italia per mortalità, quella che ha avuto meno morti tra le più colpite, però è fondamentale che i cittadini sappiano che ancora non bisogna abbassare la guardia. Siamo in pandemia, il vaccino sta facendo bene il suo lavoro perché gli ospedali non rispondono con occupazioni, però siamo in pandemia. E Zaia torna anche sulle manifestazioni dei no pass che continuano ad affollare le piazze. E la loro libertà di coloro che manifestano finisce dove inizia quella dei cittadini, perché ci sono altri cittadini che sono privati della libertà da queste manifestazioni, quindi l'invito è di farle nel rispetto delle regole e poi condannare senza mai gli atti di violenza. Cambiamo decisamente argomento, le sostanze dopanti sono molto pericolose per la salute, creano dipendenze all'indomani dell'indagine dei NAS che ha portato alla scoperta di un traffico internazionale di sostanze dopanti, parla il medico dell'ULS. L'indagine dei carabinieri del NAS sulle sostanze dopanti vendute illegalmente soprattutto a culturisti amatoriali fa suonare l'allarme anche sanitario sui gravi rischi per la salute che corrono le persone, soprattutto giovani, che fanno uso di tali farmaci per aumentare la massa muscolare o migliorare le prestazioni sportive. Gli organi intanto più maggiormente colpiti possono essere intanto il sistema circolatorio, perché viene alterato i grassi nel sangue, aumenta moltissimo il colesterolo e questo favorisce
favorisce lo sviluppo di placche aterosclerotiche delle coronarie, che favoriscono lo sviluppo di infarti anche in giovane età. Possono avere un danno diretto sul cuore, quindi il problema più importante è un sviluppo di una cardiomiopatia secondaria all'uso di questi farmaci. Può interessare il fegato, con sviluppo di anche forme neoplastiche, quindi di tumori epatici. Può interessare il sistema riproduttivo della persona che lo utilizza. Ma uno degli effetti che preoccupa maggiormente è anche la dipendenza psicologica indotta dall'utilizzo di sostanze dopanti. Il pericolo che un ragazzo, una persona, assumendo questi farmaci, poi passi all'uso di sostanze e a droghe, che noi conosciamo come la cocaina, l'eroina, è molto facile. Di qui l'appello del direttore della medicina dello sport dell'ULS2 ai genitori a fare attenzione a determinati segnali. Quando si osserva un aumento rapido della massa muscolare, beh, lì ci devono essere sempre dei dubbi. È necessario che i genitori comincino a indagare, a chiedere, soprattutto associando un aumento della massa muscolare con il cambio dell'umore della persona. Quindi i ragazzi che purtroppo ne fanno uso, negli ultimi dati della letteratura ci dicono che negli ultimi 20 anni, 25 anni, è aumentato quasi il 40% dell'uso di queste sostanze nella popolazione giovanile. Beh, bisogna fare molta attenzione, perché la salute viene messa a rischio. E a proposito di attenzione, è stata ufficializzata a Villorba l'associazione Il Filo di Simo, una task force contro suicidi e depressioni. A farlo con coraggio e forza il papà di Ivan Schermin, morto suicida a febbraio. Lo abbiamo ascoltato. Simone era un ragazzo normale, come tutti gli altri, con tanti progetti, tante ambizioni, appassionato di sport e di pesca, che riempiva le sue giornate con gli hobby. Aveva dei progetti importanti che all'improvviso, il 18 febbraio, si sono spenti. Il 18 febbraio Simone ha deciso di togliersi la vita e si è lanciato da una scala antincendio al terzo piano. Soffriva di depressione da circa un anno e mezzo. Era seguito da diversi professionisti Simone, ma soprattutto aveva accanto la sua famiglia e l'affetto di tanti amici. Nonostante questo, il male oscuro ha vinto. Stava lottando con la famosa inadeguatezza nella società. Sì, quindi ha avuto questo percorso difficile e forse nella parte finale di questo percorso si vedeva sempre più inadeguato e ha fatto questa scelta. E perché di scelte come questa se ne facciano sempre meno? È nato il Filo di Simo, associazione che nei giorni scorsi si è presentata ufficialmente a Villorba, una rete di familiari ma soprattutto professionisti pronti a coordinarsi con ULS e comuni e offrire servizi anche a tariffa calmierata perché tutti possano essere curati. La stessa pandemia ha aggravato la situazione soprattutto tra i più giovani. Si parla di un 30% di aumento dei casi di depressione tra i giovani. È un fenomeno che bisogna prendere assolutamente in tempo e bisogna insomma starci dietro e cercare di aiutare i nostri ragazzi. Da qui il Filo di Simo per riprendere il filo della propria vita. Qua Simone stava già male ed era un periodo abbastanza difficile per lui e quindi loro, devo dire, sono riusciti a rappresentare in pieno quello che era il concetto del Filo di Simo, che nasce dalla trasposizione del filo d'Arianna, dove il Minotauro lo rappresentiamo come la depressione e Teseo in qualche maniera è rappresentato da Simone, che col filo cerca di trascinare questi ragazzi dall'interno di questo maledetto labirinto che è la depressione. Nella giornata di oggi molti comuni hanno festeggiato la data del 4 di novembre con la festa delle forze armate, da Susegana, poi ancora celebrazione a Ponte della Priola. Noi siamo stati a Ponte di Piave, dove il comune ha dato la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Il Consiglio Comunale di Ponte di Piave all'unanimità ha conferito la cittadinanza onoraria al milite ignoto, medaglia d'oro al valor militare. Chi sono io? Non sono nessuno. Chi sono io? Io sono tutti. È il soldato senza nome, il soldato di tutti, che parla a noi uomini contemporanei ancora una volta dopo oltre un secolo di storia. Ci parla di guerra ma anche di pace e rispetto, di memoria ma anche di futuro. Il comune di Ponte di Piave, attraverso una celebrazione molto toccante questa mattina, ha dato la cittadinanza onoraria al milite ignoto nell'anniversario del suo centenario. La cassa idealmente esce dal municipio, la casa dei cittadini arriva in piazza per essere adornata dai caimani del Piave. Sopra abbiamo messo un Adria, che era l'elmetto che usavano tutti i militari italiani,
poi abbiamo messo un'asta più un 91 che è stato un fucile 91 che veniva usato dai tutti i militari che hanno combattuto in tutte le linee del fronte italiano, un fucile che è stato trovato qui sul Piave. Riprende il nome Caimani del Piave in onore di quei reparti di nuotatori arditi che hanno svolto la loro opera durante la Grande Guerra proprio nelle nostre zone. Ad assistere alla cerimonia i ragazzi delle scuole, dai più piccoli fino ai ragazzi delle medie. Il suo sacrificio non può e non deve essere dimenticato. I diritti e le libertà di cui godiamo oggi sono il frutto del sacrificio dei tanti soldati, ha ricordato il sindaco Paolo a Roma. Inevitabile il parallelismo con il sacrificio dei tanti in questi due anni di pandemia e con l'uso e l'abuso della parola libertà sbandierata in tante piazze d'Italia in queste settimane di conflitti. Quelli che hanno perso la vita durante l'emergenza sanitaria, quindi medici, paramedici, infermieri, ma anche semplici cittadini che hanno perso la vita aiutando gli altri. Come abbiamo saputo dare prova sul Piave poco più di 100 anni fa, io sono convinto che il nostro paese ce la possa fare nel momento in cui ci sia una forte unità, e noi italiani siamo grandi in questo. E questo messaggio di speranza è arrivato anche dai bambini e dai loro disegni durante il periodo del lockdown. È stata inaugurata la mostra itinerante con i disegni dei bambini proprio oggi al Centro Culturale San Gaetano di Padova. Ci siamo divertiti a casa in questo periodo e quindi abbiamo condiviso con tutto e con tutti il piacere di stare assieme. Così i bambini hanno lasciato traccia di sé, dei loro sentimenti, delle paure, di un tempo sospeso in casa in cui tutto sembrava cambiato, la scuola, gli amici, lo sport. Il Covid sembra essersi portato via ogni cosa e così loro, stimolati quotidianamente in diretta televisiva, hanno preso carta e colori e si sono raccontati. La mostra Andrà tutto bene, che raccoglie le centinaia di disegni, non solo, di bambini di tutto il Veneto, è stata inaugurata questa mattina al Centro Culturale San Gaetano di Padova, dove resterà per 2 settimane per approdare poi a Mestre all'M9 il 3 dicembre. Poi sarà la volta di Belluno, 14 gennaio, Rovigo, 4 febbraio, Verona, 4 marzo, Treviso, 8 aprile, Vicenza, 13 maggio, per concludersi a Vo' Euganeo il 3 giugno. I bambini sentono il disagio perché lo vedono dallo sguardo dei loro genitori, però hanno raccontato che ce la fanno se si attaccano a dei valori che sono per loro importanti. Quindi c'è stato un disagio, ma c'è stato anche l'aiuto a questo disagio, quello è importante. Inaugurata dal presidente Luca Zaia insieme alla dottoressa Russo, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Regione, al vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi, all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin e ai tanti, tantissimi bambini che hanno così condiviso un linguaggio comune, il loro. I bambini e i ragazzi sono stati quelli che più hanno rispettato le regole, ha detto dal palco Zaia, chiedendo per loro un applauso a tutti i presenti. Fa piacere che gli esperti di pedagogia, di tutto quello che è la psicologia infantile abbiano detto che siamo stati l'unica regione che ha pensato veramente con forza tutti i giorni ai bambini a casa, chiusi in casa durante il lockdown. 1300 disegni, cui si potranno aggiungere quelli di ogni bambino che visiterà la mostra itinerante e vorrà contribuirvi. Riteniamo che questa sia una delle forme più alte di cultura che si possono esprimere, perché la esprimono i bambini, che vuol dire che la esprime l'Italia che verrà, il Veneto che verrà. Pochi secondi di pubblicità, linea alla regia.